Sono Regina Moretto e amo definirmi una manovale della comunicazione. Perché manovale? Perché io mi occupo di comunicazione a 360 gradi per le aziende, però mi occupo di comunicazione in modo molto molto concreto. Infatti il payoff del mio sito è Azioni per la realtà mutante. Lo voglio spiegare brevemente. Che la realtà sia mutante lo abbiamo compreso tutti, le aziende si trovano di fronte a un nuovo mercato molto molto difficile, un mercato non solo cambiato ma in continua evoluzione. Ecco, l'aiuto che io do alle aziende, agli imprenditori, ai professionisti è proprio questo, delle azioni concrete che diano loro un supporto e un sostegno per poter vendere meglio e aprire nuovi mercati per i loro prodotti e i loro servizi. Quando cammina il ladron, tutto si esconde, non si confunda, signor, questo non le corrisponde. Quando il sistema pinta fronteras, quando il suo orgoglio lo cubre in banderas, nuestra razón volará para romper las barreras. Soy el niño riendo en silencio, gritos por la libertad, una mirada inocente sucumbe al orgullo de la oscuridad. Soy el niño riendo en silencio, gritos por la libertad. Tra le attività che io posso svolgere per i miei clienti ci sono ovviamente le attività più classiche, che sono quelle della comunicazione, del copywriting, della realizzazione ovviamente in collaborazione con un'equipe di siti web, siti per l'e-commerce, il social media marketing e tutte quelle strategie comunicative che servono per dare visibilità e per aumentare il numero di clienti. Però tengo in particolare a sottolineare un aspetto che è sempre più importante in questo momento in cui le persone e il mercato hanno bisogno di nuovi stimoli. Tengo a sottolineare il fatto che mi occupo anche di realizzazione di eventi. Qui siamo in questo posto bellissimo, alle mie spalle si vede un piccolo scorcio della Rocca di Asolo, siamo ad Asolo a Villa Freia. In questi giorni a Villa Freia si svolgerà il Festival Simul, le arti del benessere, che ho avuto l'onore di poter organizzare e del quale mi sono occupata per quanto riguarda l'ufficio stampa. Che cosa ho fatto? Ho creato quello che è fondamentale ormai per poter fare business, ho creato una rete, quindi una delle attività principali che io svolgo è quella del networking. Creare delle reti, sinergie di persone che operano per un obiettivo comune. Il Festival Simul ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del benessere. Benessere inteso non solo in senso legato proprio alla sfera corporale e fisica, ma benessere inteso in tutti i campi della vita, compreso quello aziendale. Infatti abbiamo cercato di allargare questa rete e di coinvolgere aziende che si occupano di questo aspetto in tutti i campi della vita.